Grazie, essendo qua, poi ci vuole andare via subito dopo l'incontro del Presidente della Repubblica. Ci tenevo a comunicare alcuni aspetti che reputo significativi, che ho rappresentato anche al Presidente della Repubblica in un incontro abbastanza articolato. C'è viva preoccupazione da parte del Sindaco di Napoli, devo dire anche del Presidente della Regione, però in questo caso parlo con il Sindaco di Napoli, per Napoli, per la situazione complessiva della città e del Mezzogiorno e quindi della Campania. Riteniamo che le misure messe in atto finora dal Governo e quelle annunciate in qualche modo in queste ultime ore rischiano di mettere in ginocchio la città in termini di progettazione, in termini di lavori che devono cominciare e di lavori che stanno in esecuzione. Ho illustrato anche al Presidente della Repubblica una missiva che ho inviato al Presidente del Consiglio e per conoscenza allo stesso Presidente della Repubblica, dove ovviamente faccio a nome di tutta l'amministrazione comunale, sentita anche la maggioranza del Consiglio Comunale, una serie di proposte, quindi non è solamente un grido d'allarme di preoccupazione tipo generico, una serie di proposte perché non è accettabile un taglio orizzontale, secco, senza nessun tipo di apertura nei confronti di quella che è la terza città d'Italia. Sento da molto tempo parlare che senza Napoli e senza il Mezzogiorno non c'è sviluppo. Voluto tramite, diciamo, farmi direttamente portavoce nei confronti del Presidente della Repubblica, la mia viva preoccupazione sui temi soprattutto del lavoro e del conflitto sociale in questa città. Quindi, insomma, credo che il tempo a disposizione non sia molto, se non ci saranno interventi seri da questo punto di vista, ci saranno problemi molto significativi in questa città, in questa realtà. Ho proposto quindi, tanto per essere concreto, al di là di una serie di misure, un immediato tavolo tecnico-politico con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica l'ho visto molto attento nell'ascoltare queste preoccupazioni, che sono preoccupazioni che ovviamente avevo già esternato al governo Berlusconi senza esito e che adesso riproponiamo, devo dire se è possibile, con ancora maggior forza nei confronti del governo Monti, perché la manovra approvata l'altro giorno è una manovra per certi versi devastante nei confronti delle amministrazioni, in particolare di Napoli e del Mezzogiorno. Colgo anche l'occasione per, non ha, diciamo, ovviamente siamo a un profilo diverso, però comunque è un aspetto che preoccupa molto la democrazia in questa città, anche i tagli che ci sono stati anche lì nei confronti delle municipalità. Mi preoccupa perché si è colpita la democrazia di prossimità, cioè nel momento in cui si considerano le municipalità sostanzialmente non più fondamentali nella costruzione di un percorso democratico, mi preoccupa perché so quanto è importante il lavoro delle municipalità in un territorio. Io non vorrei che ci stiamo un po' troppo allontanando dalle esigenze della comunità e della popolazione e troppo avvicinando a quelli che sono gli interessi probabilmente di macro strutture che di fatto stanno commissariando il nostro paese. Il Presidente ci ha assicurato che avrebbe investito il Presidente del Consiglio di questi temi e, considerando che il Presidente della Repubblica ha più volte dimostrato di avere particolarmente a cuore le sorti del Mezzogiorno e di Napoli, io ho motivo di ritenere che si faccia portavoce, più autorevole dei portavoci possibili, di quello che è stato un grido di preoccupazione, insomma, perché è quello che vorrei, diciamo, sintetizzare, che è venuto il momento di passare la parola ai fatti, cioè su dichiarazioni di solidarietà e di condivisione della gravità della situazione di Napoli ne abbiamo ascoltate molte e a livelli più alti.
costituzionale. Io credo che non ci sia più tempo, devo dire, non vorrei che qualcuno stia sottovalutando la situazione del Mezzogiorno, la situazione di Napoli e le situazioni di criticità, e devo dire anche l'unità istituzionale di questa città, vorrei sottolineare, perché mentre altre città hanno ottenuto somme di liquidità considerevoli, Palermo, Catania, Roma e Milano, che hanno consentito a quattro grandi città insomma, di superare le difficoltà notevoli, Napoli non riesco a capire perché viene sempre in qualche modo non attenzionata nel dovuto segno. Quindi siccome abbiamo avuto parole di apprezzamento al Ministro dell'Ambiente, parole di attenzione ai più alti livelli, condivisione del momento di difficoltà, credo che in un momento, visto che si stanno adottando provvedimenti normativi, si stanno approvando protocolli, si stanno facendo decreti legge, tutti dicono che ci sono necessità di urgenza, eccetera, ho voluto dire al Presidente che l'umiltà istituzionale, il rispetto istituzionale non devono passare per il fatto che non ci sia la dovuta soglia di allarme in questa città. Io temo che insomma, la situazione, se mettiamo insieme le problematiche regionali e comunali, ci sia anche un forte rischio che se non si interviene sul lavoro, ecco perché sono molto contento anche dell'incontro dei sindacati di oggi e la condivisione anche delle preoccupazioni che abbiamo con i sindacati, il tema del lavoro è un tema esplosivo se si guardano anche gli indici di disoccupazione.